Devo uscire da qui, ne ho le palle piene. Chiave di merda, mi serve una chiave. Ragazzi, sto a schizzare. Sto a schizzare. Come faccio a trovare la chiave in questo schifo? Ok. Ok, batterie. Chiave, chiave, chiave. Ok, manutenzione, bisogna andare di là. Ragazzi, stiamo andando avanti con la storia di Outlast. È qualcosa di incredibilmente figo. Mi sta prendendo, no, in realtà no, sono stufo di giocarci, ne ho le palle piene. Voglio che finisca tutto al più presto. Cos'è? Warrider, ne ho le palle piene che di quel Warrider lì. Ne ho le palle piene. Apri sta cazzo di porta. Veloce. Chiudila sta cazzo di porta. Mi servono delle batterie, ne ho poche. Dove sono le batterie? Dove sono? Qui non c'è niente, solo una radio. Sta zona qua non la puoi fare senza la torcia. Sì, senza la telecamera. Ma è impossibile, non vedi niente. Ah, vaffanculo, vai via! Vaffanculo, la gente non può semplicemente schivarmi, deve venirmi addosso. Forza, scala sti gradini. Scala. Guardate ragazzi, non si vede niente senza torce, niente. Niente. Fatemi trovare più batterie, porca puttana, se volete che vada in giro anche a magari a cercare qualche altra cosa, tipo qualche documento. Ne ho poche. Ok che non mi sono mai fermato a raccoglierle più di tanto nella mappa, ma questa zona qua mettetene di più. Porca troia. Ne avranno messo di più? Sì, due, tre. Okay, mica tante. Vabbè, sto già finendo lì. Vabbè. No, beh, grande capo, tutto scivoloso, ma c'hai un'aderenza sui piedi che neanche le Geox. Ascolta, ma le dita come vanno? No, perché prima le hai perse, no? Non so se ti ricordi, non hai più due dita. Sanguinavi. Opla, sulle scatole. Quindi non so, magari ti fa ancora male, no? Perché cioè scalare ste cose qua, sto fil di ferro, no? Sta rete dovrebbe far male. Poi sulle dita. No, perché più che altro le dita non ce le hai più, quindi non so neanche se ti faccia male. Vabbè, sono dettagli, amico, sono dettagli. Sono dettagli. Vabbè, me ne devo andare pure io, eh. Se vuoi facciamo combutta. Anzi, no, non mi fido, non mi fido di nessuno, guarda. Sì, tutti degli approfittatori seriali di merda. Più ne ha più ne metta, ma che li fate proprio tutti schifo. Vi sta bene tutto quello che vanno fatto. Veramente. Devo uscire da qua. Devo uscire da qua. Dove cazzo si va? Perché non sto qua seduto sotto la pioggia come un monaco come te. Deficiente. Dove cazzo vado? Su di qua. Ciao. Opa là. Grande gesto atletico. Oddio. Ancora. Ancora. Sì. Porcellini. Fanno essere succioso. Aspetta che mi abbasso. Gli anni di Metal Gear mi hanno insegnato questo. Ti vedo, stronzo, ti vedo. Non puoi mica pigliare qua. Sono nascosto. Sono nascosto. Ciao caro. Ormai sei tanta figa. Devo andare su da sti scatoloni. Non mi deve vedere né sentire. Forza! Dai! Più di qua. Aia! Non so se dovevo farlo. Sono stordito. Forse devo cadere lì. Vabbè, l'importante è che non sia morto. Come, non si vede niente, non si vede. L'importante è che non sia morto più che altro, cioè. Ok. Bello, bello. Molto bello. Deve essere la zona ricreativa questa. Ah, raffreddore di merda. Oh, aspetta che ci passo da lì, magari non ci. Mi piglia! Cazzo. Sta calmo, ma che poi cosa ti ho fatto io? Perché ce l'hai con me?
Mi trovi, sì, peggio dei testimoni di Geova, mi trovi ovunque. Ti schivo, sei anche lento, ciccione. Per fortuna non corri neanche perché cammini praticamente. Mi sta suonando la sveglia del cellulare e non posso spegnerla. Quindi va in mona, va bene? Va in mona. Sentiremo la sveglia del Casio finché non si sarà rotto il cazzo. Che non ho voglia di alzarmi e spegnerla. Allora. Bello. Molto figo. Sali le scale, sali. Che poi non sono scale, ma sono pezzi di legno. Sono dentro, almeno sono al coperto adesso. Chi è? Oh, il prete. Sì, l'ho visto. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Io devo andare là sopra. Bene, molto bene. Anzi, in realtà molto male. Allora, mai che mi mettessero le cose semplici, del tipo sali la scala e ci arrivi. Devo passare. Vabbè, devo passare da sti corridoi bui alla Ghost Adventure con tipi poco raccomandabili come quel tipo là che ti ho visto, dove allora. Oh cazzo, paura. C'è qualcuno qui, lo so. C'è qualcuno che fa casino. Questa musica non aiuta. Devo trovare una batteria. Una batteria, ragazzi. Fatemi trovare una batteria, vi prego. Non chiedo tanto, solo una cazzo di batteria. Dai, apri. Apri. Mai trovare una batteria nel cesso. Trovi solo gli stronzi nel cesso. Devo prendere una batteria. Fatemela trovare. Ma eccola lì. Perfetto. E una batteria ce l'ho. Perfetto. Allora. Ehi. Vabbè, tanto al di là della grata. Allora, su di qua. Cosa c'è? Non si vede niente. È l'antifona di questo gioco. Chi è? Che poi mi dà consigli da chissà dove ed è abbastanza inquietante. Come se mi stesse proprio guardando. Io non so dove sto andando, eh. Non so, cioè, cosa cazzo devo fare? Andare ai piani superiori, ma dove cazzo sono? Il montacarichi. Questa è una chiave. Fusibili. Qui vanno i fusibili. Vabbè. Vediamo. Forza e coraggio. Non si vede niente. Ho una batteria là sotto. Dammela, dammela. Dove cazzo devo andare adesso? Ci sono delle luci qui. Sì. No, forse qua c'è un fusibile. Molto telefonata come cosa, di per sé. Abbastanza prevedibile. No, no, cazzo, scusa. Cioè, ce l'hai con me perché ti ho preso il fusibile? Scusa. No, no, no. Vado via. Ciao, ciao. Scommetto che l'altro fusibile è là in fondo, per forza di cose, perché basta seguire la luce. Batterie. Oh, finalmente, ora si ragiona. Batterie su batterie. Là dietro. Che è? Oddio! Mamma, aiuto. Chiudi sta cazzo di porta e mi segue questo bastardo. Toh, c'ho anche il coso qua. Desti culo la porta, vacca di. Portiere. Così non dovresti passare. No, aspetta, mi serve un'altra spinta e gliela do. Allora, dai, così. Perfetto. Adesso sicuramente non riuscirai a passare. Bastardo. Questa è una batteria o è un fusibile? No, fusibile. Boh, perfetto. Me ne manca uno. Erano tre. Vediamo dove. Bisogna che debba. Cioè, devo uscire da lì per forza?
Quindi respingiamo questo affare di merda e apriamo e speriamo che non sia lì il tipo. E se è lì, so dolori. Dov'è? Non vedo niente. Solo corridoio, un tipo che dorme sulla sedia. Chiudi che è meglio. Ah, non si vede niente. Oh cazzo, quello lì. Merda, 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 merda. Mi nascondo qua. No, dove cazzo? Non voglio andare più indietro. Qui, qui, qui. Vaffanculo. Sono qua, sto zitto, non mi vedrà mica. Se mi vede è bravo. Perché si ferma? Perché si gira? Ma perché fai così? Ma i sensori di movimento? Va che io sono stato zitto, come fai a capire che sono qua? Ma non si vede niente, come fai a vedermi? Spiegatelo anche bene, come fai a non andare in giro? Ma non mi trovo mica comunque, è proprio stupido, non so dove cazzo vada. Allora, qui non c'è un cazzo, però comunque magari mi nascondo, vediamo arri se arriva, lo aro. Cioè lo aro, lui va di là, io vado. Non so neanche io dove devo andare, sinceramente. Non vedo niente. Arriva o non arriva? Oh, wow. Proprio di lì che probabilmente doveva andare, quindi è andato dove devo andare io. Perfetto. Qui mi tocca seguirlo. Cos'è che brilla lì? Ah, ciao caro. Batteria. Adesso probabilmente è qua. Infatti. Bene, 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 bene. Proprio di qua probabilmente dovevo andare. Quindi. Oh sì, è di qua dovevo andare per forza. Quindi. Dai, ce la. No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Allora, devo. Oh, no, eccolo qua. Preso. Adesso devo solo schivarlo. In velocità, magari. Forza, chiudigli la porta. Esatto, così guadagniamo un po' di tempo. Allora. Sì, sfonda, 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 sfonda. Dai, io devo far veloce però. Ecco, bene, molto bene. Devo far veloce. Apri, forza, tira. Metti tutti i fusibili, forza. Uno, due. Dai, metti anche l'ultimo su. Non so se farlo o meno perché potrebbe. No, dai, mi sa che è indietro. Dai, l'attivo lo stesso, via. Aprimi, dammi sta cazzo di chiave. No. Ma va a cagare, vai a cagare! Nessuno collabora in sto gioco! Via. Adesso mi tocca andare giù. Mi sembrava di aver visto una montacarichi giù. Probabilmente mi tocca andare. Sì, il piano di sotto mi tocca andare. Sì, bastardi. Tocca ritornare indietro. Penso che la chiave apra questa porta qua. Mi sa di sì. Che ha detto andare ai piani superiori è l'unica strada che porta al piano di sopra se non fosse per l'ascensore, ma l'ascensore è andato alle calenghe greche. Allora, era di qua? Non mi ricordo più. No, di qua mi sa. Sì, mi sa di qua. Sì, eccolo qua, eccolo qua. Adesso se apre vai ancora giù, bastardo. Aprila. Allora, prete, fattiti trovare perché a che te ne do, eh. Segui la scia di sangue. Molto bene. Batterie. Batterie. Stai calmo. Stai calmo. Non ti agitare. Che poi secondo me non è sangue ma vernice perché. No, no, è sangue, sangue. Allora. Perché queste cose? Perché? Pure il pavimento. Mi vuole male pure il pavimento. Ed è una cosa incorporea, cioè, scusa, inanimata. Questo dovrebbe dirlo, dovrebbe dirla tutta. Dove devo andare? Di lì, di qua, non so. Vieni di qua. Chiuso, bene. Sto po'.
Warrider! Stai calmo. Questo posto mi ricorda la puntata 5. Quella dove c'era il dottore con le forbici. Che voleva, cioè che mi ha staccato le dita. Molto ripetitiva la cosa, eh. Si assomigliano. Vabbè, ma alla fine. Oh, cazzo. Cosa sto qua? Buff, che tipico il pene di fuoco. Che palle. No, dicevo che è una batteria. Cioè, è molto ripetitivo come ambientazioni, ma alla fine, cioè, cosa vuoi fare? Un manicomio. Cioè, mi nascondo qua. Speriamo che questo almeno passi oltre. No, non lo guardo perché sennò devo censurare. E vaffanculo. Comunque, sta andando. La freccia mi dice di andare di là. Probabilmente sarà nello stesso punto dove sono sbucati fuori sti dunisti. Vi chiedo scusa ragazzi per il commentary, si è un po' raffreddato, ma faccio quello che posso, butei. Allora. Prendi batteria, adesso navigo in batterie. Mai avute così tante batterie. Mai avute. Salvataggi, oh, siamo forse nella zona giusta. Sì, era di qua il prete quando mi ha chiamato. La stecca, o di qua o di là, non mi ricordo. Comunque era questi piani qua. Mai una che me ne vada bene. Senza il dito. Molto bene. Cazzo. Vaffanculo. E mo devo andarlo a prendere. Adesso non vedo niente. Vabbè. Ragazzi, il video si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi e a lasciare un like e un commento, ragazzi. Alla prossima.